come commissario designato e sono pronto a mettere tutta la mia esperienza ad uso e al servizio della Commissione dell'Unione Europea. È anche mio onore che il governo italiano, guidato da Giorgia Meloni, mi abbia proposto come membro del futuro collegio della Commissione. Vorrei ringraziare la Presidente eletta von der Leyen per avermi affidato il ruolo di Vicepresidente esecutivo per la coesione e per le riforme. Voglio essere chiaro, non sono qui per rappresentare un partito politico, non sono qui per rappresentare uno Stato membro, sono qui oggi per affermare il mio impegno per l'Europa. In secondo luogo, il tema collegato alla mia astensione, all'estensione del gruppo dei Fratelli d'Italia, in quella fase noi avevamo delle perplessità, dei dubbi rispetto all'attuazione e ad alcuni aspetti collegati a delle evidenze che non erano chiare. Infatti non abbiamo votato contro. Se noi avessimo votato contro, se io anzi avessi votato contro, lei avrebbe avuto delle legittime aspettative con questa domanda. L'astensione era una posizione di attesa. Le posso dire che l'esperienza che io ho avuto da ministro del PNRR, dell'RRF a livello nazionale mi porta a dire che è un'esperienza positiva e quindi quell'astensione, se dovessi votare domani mattina, sarebbe un voto favorevole. ...75 anni fa la scelta euroatlantica fu un'intuizione che unì le forze politiche allora al governo. Fu intrapresa nella ferma consapevolezza di saldare la giovane democrazia italiana ai valori dell'Occidente liberale, non ancora ammessa alle Nazioni Unite in quanto potenza sconfitta nella Seconda Guerra Mondiale. L'Italia entrò come paese fondatore sia nella NATO sia nel Consiglio d'Europa. Il messaggio che la nostra nazione negli anni e nei decenni ha sacrificato delle vite di propri servitori per difendere la pace e il diritto internazionale, pensando che le nazioni avessero la responsabilità anche di cercare di creare le condizioni di sicurezza e pace non soltanto interne ma impegnandosi nei luoghi difficili. E adesso, mai come adesso, i luoghi difficili e i luoghi problematici sono aumentati. Quel sacrificio ci ricorda anche con che rispetto, con che attenzione noi dobbiamo occuparci di quelle missioni, perché sappiamo che in ogni missione, in ogni impegno internazionale c'è il rischio che oggi ricordiamo, cioè che persone perdano la vita. E questo bisogna farlo, quindi ricordare la loro memoria, ricordare che sono morti per una cosa importante, cioè l'impegno di questo paese per la pace, ma ricordare anche oggi il rispetto che va dato alle persone che sono vive e in questo momento stanno svolgendo lo stesso lavoro in oltre 7.000 in giro per il mondo. Sì, si va avanti, ma si va avanti direi con anche una grande, la cosa positiva era il clima, non c'è stata nessuna contrapposizione, c'è stata la dimostrazione che con questa riforma noi riusciremo a rendere più efficiente, più efficace, più rapido e più moderno il nostro paese. Credo che questo sia importante per farlo capire anche a coloro che invece vedono nell'autonomia una riforma che potrebbe essere devastante, che potrebbe spaccare il paese. Quando avranno visto quale sarà il risultato del nostro lavoro si renderanno conto che è l'esatto contrario.